Centro Revisioni Florio Calandra. Buongiorno e bentrovati a Fil Rouge News. Il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato la proposta di esclusione dal conteggio della posizione debitoria dei contribuenti delle morosità relative agli anni d'imposta 2020 e 2021 e la proposta di differimento della data di entrata in vigore del regolamento per l'applicazione delle misure di contrasto all'evasione fiscale. Ne parliamo con Viviana Lomonaco, capogruppo del Movimento 5 Stelle a Palazzo delle Aquile. Buongiorno. Buongiorno Viviana, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. E allora, i termini diciamo corretti erano quelli che abbiamo appena letto. Ci puoi chiarire meglio cosa ha approvato il Consiglio Comunale e quali saranno le conseguenze per i cittadini? Sì, a onor del vero diciamo che l'anno scorso in un momento di grave crisi, quando già diciamo conoscevamo, eravamo in piena pandemia, in modo intempestivo il Comune di Palermo appunto si era dotato di un regolamento di contrasto appunto all'evasione fiscale, che per carità è un problema anch'esso del Comune di Palermo come anche di altri comuni, però diciamo che Palermo è stata tra i pionieri di questo regolamento, nel dotarsi appunto di questo regolamento, ma il momento certamente non era quello ideale, perché abbiamo visto poi quello che è successo appunto dall'anno scorso a quest'anno, con i commercianti in crisi, con le chiusure, appunto i vari lockdown che hanno affiancato alla crisi sanitaria anche la crisi economica. Comunque, dico, al netto del fatto che il nostro gruppo, pur riconoscendo la necessità di migliorare la capacità di riscossione dell'amministrazione comunale, comunque non aveva votato questo regolamento. Tuttavia avevamo comunque predisposto insieme appunto ai consiglieri, alla maggioranza insomma dei consiglieri dell'Aula, già una norma transitoria che diciamo posticipava a gennaio 2021 l'entrata in vigore di questo regolamento. Quindi di fatto questo regolamento da gennaio di quest'anno era vigente. Cosa è successo però? Che già a dicembre effettivamente l'amministrazione aveva fatto un passo indietro, chiedendo all'Aula di calendarizzare insomma una votazione per modificare proprio questa norma transitoria, posticipando appunto l'entrata in vigore di ulteriori mesi o almeno fino alla fine della pandemia. Poi è quello che è stato proposto e votato dall'Aula ieri. Quindi diciamo anche come risposta concreta ai diciamo ai ristoratori, alle tante categorie che sono state colpite anche a livello economico da questa emergenza sanitaria, questo insomma è dalle varie chiusure ovviamente, il Consiglio Comunale ha dato finalmente una risposta, prelevando questo atto che devo dire è stato fortemente voluto, la cui calendarizzazione era stata dal nostro gruppo richiesta più volte anche in forma scritta al Presidente del Consiglio, ma era stata ignorata. Fortunatamente, con atto di responsabilità, dopo l'ultima riunione di capigruppo, ribadendo appunto questa necessità, tutti i gruppi politici in linea di massima hanno ritenuto, comunque a maggioranza si è ritenuto di dover intervenire in tal senso, e quindi abbiamo modificato questo regolamento e abbiamo peraltro sospeso le morosità che risultano appunto all'amministrazione e per le quali l'amministrazione avrebbe dovuto applicare conseguentemente, no, gli effetti di questo regolamento che prevede anche la revoca delle licenze. Chiaramente questo quindi è stato sospeso e rinviato chiaramente quindi la sua applicazione è stata rinviata sicuramente un momento più favorevole per tutta la città. È stata rinviata sine die, non si sa quando si potrà ripartire sotto tutti gli aspetti, sia quello dell'esercizio delle attività che anche quello di mettersi in regola con il dovuto per quanto riguarda tasse e fisco in generale. È così, non c'è una data. Esatto. Perché si comincia allora, a dal regolamento le riaperture, ma siamo ancora in alto mare. Sì.
Esatto, noi abbiamo inserito settembre o comunque fino alla fine della dichiarazione di fine appunto dell'emergenza sanitaria, quindi è settembre o comunque fino alla dichiarazione di termine appunto dell'emergenza sanitaria, però ad oggi non sembra verosimile settembre, ecco, a onor del vero. Comunque, diciamo, questa esclusione riguarda le imposte per il 2020 e il 2021, cioè quelle riguardanti proprio gli anni in cui gli esercizi delle attività non ci sono stati. Però questi esercenti dovrebbero pagare eventuali posizioni debitorie pregresse, quindi dovrebbero, se arrivano cartelle relative ai 5 più 1 anni precedenti, dovrebbero pagarle, è così. Allora, chiariamo, qui non si tratta di nessuna sanatoria, quindi anche quelle del 2020 e del 2021, infatti io avrei preferito che fosse stato espresso il concetto in modo anche più chiaro, a beneficio di tutti. Non è che qui si tratta di non far pagare diciamo, anche le morosità e tutto quanto il dovuto. Prima o poi il Comune comunque le richiederà anche per il 2020 e per il 2021. Il punto è un altro, cioè chi non paga, chi ha dei debiti superiori ai 1000 euro a norma di regolamento avrebbe potuto rischiare di vedersi revocata la licenza o di non poter diciamo, chiedere appunto la SCIA. Quindi noi abbiamo azzerato di fatto, cioè, le sanzioni accessorie più gravi. Ecco, però comunque non è che le morosità vengono annullate per nessun anno, né per il 2019, per il 2020 o il 2021. Su quello piuttosto dobbiamo lavorare con i fondi che devono arrivare appunto sia a livello regionale che a livello nazionale, come ristori e tutto il resto. Però ecco, il Comune in tal senso, infatti, questo regolamento, questa modifica al regolamento, questa norma transitoria non ha refluenze dirette sulle casse comunali sostanzialmente, perché viceversa il parere del ragioniere generale non avrebbe potuto essere, diciamo, favorevole, perché la situazione che vive il comune, come tutti voi sapete, a livello proprio di incassi e di bilancio è veramente disastrosa. Che però chiaramente lo specchio della situazione economica di chi ha le attività e dei cittadini in generale. Quindi questi ristori, sembra di capire, potrebbero anche servire per coprire e per pagare questi costi al posto degli esercenti che non lavorano. Certo, è chiaro che noi ce lo auguriamo anche con delle norme, diciamo, straordinarie, proprio anche con dei prestiti a tasso zero, con comunque appunto sia dei ristori che delle possibilità di accesso comunque al credito, anche perché purtroppo abbiamo dibattuto molto su questo anche all'interno del nostro gruppo, a livello non solo, diciamo, comunale, di circoscrizione, regionale, nazionale, anche ecco, rispetto al ruolo che hanno giocato le mafie in questo momento di pandemia e di crisi economica. E quindi la risposta deve arrivare dallo Stato, non certo da altri soggetti che non hanno a cuore il bene dei cittadini e di queste attività. Facciamo prima di concludere un'altra domanda a Viviana Lo Monaco relativa alle alleanze politiche. Senza numeri e senza alleati, il destino di Italia Viva sembrerebbe già segnato, a patto che, come già accaduto in passato, non si assista all'ennesimo cambio di casacca. E allora, Viviana Lo Monaco, hai detto: non saremo ostaggi di Italia Viva, siamo stanchi di questa eterna campagna elettorale che non fa bene alla città. Chiariamo meglio per i nostri spettatori? Sì, certo, con piacere. Una cosa della quale non si parla di frequente è l'instabilità che viene provocata non solo all'interno, diciamo, dei governi, che è quello che è più sotto gli occhi, diciamo, di tutti, ma anche all'interno dei consigli comunali.
Cioè, la cosa che io trovo davvero grave, il movimento, diciamo, è uno dei paletti del movimento, Mai cambi di casacca, se ricordate, ed è uno di quei paletti che, al quale, diciamo, io sono particolarmente legata, più del discorso del doppio mandato, roba del genere, perché, ritengo che se tu ti presenti alla città con un progetto politico, e in quel caso questi consiglieri di cui stiamo parlando sono consiglieri che hanno sposato il progetto di Leo Luca Orlando e che hanno favorito attraverso i loro voti, le loro candidature e i loro voti, migliaia di voti, ovviamente hanno favorito l'affermazione alle scorse elezioni di Leo Luca Orlando. Quello che ha fatto lui o i problemi che quello che ha fatto non ha fatto, tenuto conto che si tratta di continuità amministrativa, perdonatemi, non è una novità, cioè non è che l'Orlando del 2012 o del 2017 fosse così diverso. Certo, in passato alcuni possono pensare o dire che ci siano state delle cose anche positive, ma non è in discussione il numero di cose positive o negative. Chiaramente il progetto col quale lui si è presentato alla città non era lo stesso progetto che aveva il Movimento 5 Stelle, ma era lo stesso progetto di chi invece lo ha sostenuto con dei consiglieri, che oggi sono passati appunto a Italia Viva. Italia Viva non esisteva nel 2017, non ha presentato alla città un progetto politico, non è passato al vaglio delle elezioni. Ricordiamo che esiste una soglia di sbarramento. I partiti, per poter, le liste, per poter entrare in consiglio comunale o ovviamente in altri, anche per quanto riguarda le altre elezioni, ma io mi sto riferendo alle amministrative, hanno necessità di superare per legge una soglia di sbarramento. Io non riesco a comprendere, proprio a livello normativo, legislativo, come sia possibile che è una lista che non si è confrontata, ma non vale solo per loro chiaramente, vale anche per la Lega, che diciamo ha messo insieme due consiglieri, di cui uno purtroppo fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle per sua scelta. Quindi come si faccia a parlare alla città quando è con una lista che non è stata appunto presentata nel 2017 ai cittadini e che non ha presentato un progetto di città? Io credo che se l'idea di città cambia e matura, tu puoi dimetterti, puoi andare al gruppo misto, oppure puoi Certo, dimetterti e ripassare dalle questo elezioni. però è conseguenza di uno dei principi fondamentali della Costituzione, che è quello del divieto di mandato imperativo. La persona eletta, poi naturalmente è libera, ma questo funziona se fatto chiaramente in buona fede. La persona eletta è No, 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 libera anche perdonami, ci di tengo a questa. procedere cambiando. Vedendo che siano cambiate le cose, appunto, mutatis mutandis, l'eletto si rende conto che per il progetto che lui comunque ha in mente, per il quale è stato eletto dai suoi elettori, le condizioni favoriscono un suo, come si dice, cambio di casacca. Poi però sono È gli elettori un'aberrazione, a Dora, premiare o posso? bocciare quelle scelte. Le cose andrebbero, gli strumenti sono buoni, bisogna vedere però se sono fatti per il bene comune, se sono usati per il bene comune. Assolutamente, però cioè, ci tengo a questa precisazione. Una cosa è cambiare, diciamo, partito mentre sei stato eletto con il Movimento 5 Stelle e passi al gruppo Forza Italia, ok? Oppure passi al gruppo del PD o di Sinistra Comune. Tutte sono liste che erano già presenti, che hanno presentato un progetto alla città nel 2017. Parliamo nello specifico. Io mi riferisco all'aberrazione di creare ex novo dei gruppi politici che non esistevano. Cioè, a Palermo nessuno ha votato Lega, a Palermo nessuno ha votato Fratelli d'Italia, a Palermo nessuno ha votato nel 2017 Italia Viva. È diverso. Io non sto mettendo in discussione, dico, come Movimento 5 Stelle sì, ma come consigliere comunale, che conosce anche la Costituzione e tutto, vi dico, non metto in discussione che un consigliere legittimamente o liberamente, possa decidere di non sposare più un progetto politico. Passi al gruppo misto. Vuoi cambiare partito? Io non lo trovo giusto, ma diciamo a livello legislativo lo puoi fare. Ma creare ex novo un partito, sinceramente, che non è passato dalle elezioni, è una cosa diversa.
e sta creando grossi problemi perché sono persone che hanno le varie presidenze in tutte le commissioni e anche appunto uno di questi è il Presidente del Consiglio che dovrebbe essere il garante di tutto il Consiglio. Quindi non è un dettaglio, noi non abbiamo avuto presidenze né vicepresidenze e siamo e restiamo all'opposizione. C'è una netta differenza, cioè criticare ma avere delle cariche importanti e avere potere decisionale perché l'impulso delle commissioni in particolare lo dà il Presidente. Devo dirvi che a me lascia parecchio perplessa. Non voglio fare valutazioni tipo moralistico, etico, perché ognuno poi fa i conti con la propria coscienza, ma io non lo trovo comunque un comportamento corretto nei confronti della città, soprattutto in un momento di pandemia, di grande crisi. Se vogliamo andare a casa, andiamoci. 21 consiglieri sono sufficienti. Basta uno più, la metà più uno per andare a casa. Non serve nessuna mozione di sfiducia. Sottoscriviamo un documento e 21 consiglieri fanno cadere il Consiglio Comunale. Ci chiediamo, è la cosa che diciamo, la città vuole in questo momento o vogliamo dare delle risposte? Noi siamo pronti anche ad andare a casa, ma la campagna elettorale la facciamo da casa, senza essere pagati dai cittadini. Non la facciamo dentro il Consiglio Comunale. La città in questo momento non se lo può permettere. Quello che ci auguriamo tutti è che le cose vadano per il verso giusto, per il bene della città. Ringraziamo tantissimo Viviana Almonaco, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio Comunale, per essere stata con noi. Grazie Viviana, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro anche a voi.